Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Brasil Italia. Oggi è un'edizione straordinaria, speciale di come sopravvivere in Brasile. Perché speciale, perché straordinaria? Perché parleremo di alcune cose, di alcuni articoli che non rientrano in nessuna di quelle categorie che abbiamo già visto, che abbiamo già pubblicato. Bene, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando. Cominciamo dai vestiti. Allora, qua in Brasile, come già forse ho detto, come già molti sapranno, diciamo che si vestono molto casual, diciamo in questa maniera. Quindi adorano i jeans, adorano le scarpe da tennis, le camicette, tutte queste cose qua. Allora, la prima cosa che posso dire è che i vestiti, le scarpe, i prodotti fatti in Brasile sono di buona qualità. Io ne ho diversi ovviamente, un po' perché me li ha regalati mia moglie, un po' perché l'ho comprato io, ma sono veramente fatti bene. I jeans sono molto buoni, non hanno nulla da invidiare ai classici jeans di marche famose perché sono fatti bene, sono molto resistenti. E ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le forme immaginabili. Lo stesso dicasi per le camicette, per le scarpe da tennis, ma anche per le scarpe un pochino più serie, per le camicie. Quindi se a voi piace, siete giovani, quindi vi piace vestirvi in modo casual, il Brasile è un ottimo paese da questo punto di vista, perché ripeto, troverete tantissimi buoni prodotti di buona qualità. I prezzi, diciamo che un paio di jeans li pagate intorno 80-100 reali, però ripeto, sono fatti bene. Una camicetta colorata come la volete, siamo intorno ai 20 reali. Scarpe da tennis sono care, questo non lo posso negare, anche lì siamo intorno, la media è un 100 reali per un buon paio di tennis. Per quanto invece riguarda i vestiti più classici, quindi se a voi interessa, che so io, un bel completo, una giacca, una cravatta, beh, allora qui diventa ovviamente più difficile. Per quale motivo? Perché come ho detto, essendo un paese casual, troverete pochi vestiti di questo genere. Trovare un buon completo diventa veramente un'impresa, ma un'impresa veramente. Io quando ho dovuto sposarmi in chiesa, che è stato pochi anni fa, ho cercato di vedere se c'era qualche bel completo in qualche negozio qua di Sorocaba, ma è stato difficilissimo. In tutti i negozi che ho girato, ma proprio tutti, solamente in un negozio ho trovato qualcosa di interessante, ma poi non l'ho comprato perché non ne valeva la pena. Quindi da questo lato purtroppo diciamo che ci sono dei problemi. Però sinceramente il Brasile non è un posto per vestirsi eleganti. Può capitare ovviamente di avere una grande occasione, però è molto raro che voi dovrete indossare un completo, una giacca, una cravatta, a meno che facciate un lavoro specifico che vi obbliga a vestirvi in quel modo. Però appunto sappiate che se vi piace essere eleganti, vestirvi eleganti, no, da questo lato purtroppo il Brasile non è molto indicato. Ma a parte i vestiti, ci sono tante piccole cose che a mio parere sono molto strane, oserei dire quasi assurde. Cose banali di tutti i giorni che usiamo appunto quotidianamente, che servono in casa. Allora, io ho fatto una piccola lista, giusto per darvi un'idea di quello che potreste spendere qua in Brasile. Di cose appunto banali, ma che servono sempre in ogni caso. Andiamo a vedere. È ovvio che in questo caso mi occuperò, come dire, degli uomini, quindi
parlerò di articoli che noi uomini usiamo, quindi non andrò a vedere quanto costa un rossetto, un fondotinta o altre cose di questo genere, perché sinceramente non è il mio campo, non me la sento di entrare nel vivo, di discutere di queste cose. Però parliamo di noi ometti. Allora, lo shampoo antiforfora della Clair, quello che si usa comunemente in Italia, che io purtroppo usavo perché la forfora, qui in Brasile vi costa, sto arrotondando, 14 reais. Il sapone da barba, quello da fare col pennello, quello classico che uso io perché sono vecchio e antico, 7 reais. Il gel da barba, quindi anche ho il sapone e la schiuma da barba già pronta, 16 reais. I rasoi usa e getta della Gillette. Qui entriamo proprio nell'assurdo. Allora, tre rasoi usa e getta della Gillette. Io li pago qua al supermercato, sto arrotondando, 24-25 reais, che è un prezzo assurdo, cioè non ho altro modo di definirlo. Ho lasciato perdere i rasoi della Bic perché, scusatemi, non voglio offendere nessuno, ma per me sono una grande cagata. Li compri, li usi una volta, dopo poi devi già buttare via perché già le lame non tagliano bene. Gillette invece, a mio parere, sono già di una qualità migliore. Però, a parte questa divagazione, quindi abbiamo visto il Gillette usa e getta, tre rasoi, la confezione di tre rasoi, io la pago, arrotondiamo, 25 reais. Se invece voi voleste comprare un rasoio, diciamo, un pochino migliore, non un segetta, facciamo un esempio il classico Mach 3, qua in Brasile solamente il rasoio vi costa 15 reais. Però che succede? Dopo i ricambi, le lamette di ricambio costano una cosa esagerata. Il ricambio con 4 lamette lo pagate intorno a 35 reais. Quindi vedete, qua in Brasile anche farsi la barba è una cosa da ricchi. Perché sinceramente spendere 25 reais per del rasoio usa e getta o 35 reais per delle lamette di ricambio per me è una cosa inconcepibile, però è così. Poi andiamo a vedere altre cose che mi sono venute in mente, non c'è un ordine, non c'è un senso, cose che mi vengono in mente io ve le dico. I bicchieri per il vino, sapete quei classici bicchieri da vino? Della Bohème, quindi neanche una cosa di cristallo, di chissà che cosa. Allora, qui udite, udite, un bicchiere di vino della Boemia vi costa, udite, udite, 25 reais. So che è assurdo, ma credetemi, un bicchiere di vino, 25 reais. Il macina caffè elettrico non c'è, non esiste. So che sembra strano, perché dice, ma capito, in Brasile, il paese del caffè. No, io non riesco a trovarlo, non c'è da nessuna parte. Forse esisterà, ma io non lo trovo. Io in Italia lo usavo non tanto per il caffè, ma lo usavo per fare lo zucchero a velo, che andava benissimo, quindi l'avevo. Qui non, stranamente non esiste, dice, ma chi se ne frega? Vabbè, chi se ne frega, però è strano che io qua non trovi il macina caffè elettrico. Una cornice per il quadro, o la classica cornice semplice 50x70, qui siamo intorno ai 100 reais. Anche qui è una cosa assurda. Io in Italia avevo tanti stampe, tanti quadri. Perché? Perché in Italia costavano poco, specialmente quelli che si chiamano a giorno, quindi anche solamente col vetro, mi pagavo una cretinata. Qui già quelli a giorno è quasi introvabile a trovarli. Quando li trovate con la cornice in legno, anche semplice, dovete spendere perlomeno 100 reais. Poi un'altra cosa che avevo in Italia e che qui è quasi impossibile avere, tra virgolette ovviamente, un rubinetto da cucina. Allora, in Italia a me piaceva il rubinetto da cucina, quello con la doccetta estraibile, che lo trovavo molto bello, molto comodo. Allora, qua in Brasile un rubinetto di questo genere vi costa in media 2.000 reais. Sì, avete sentito bene, 2.000 reais per avere un rubinetto con la doccetta estraibile. Sappiate che, sono andato a vedere, lo stesso rubinetto nello stesso negozio del Leroy Merlin in Italia
Leroy Merlin vi costa 50 euro. Lo stesso rubinetto nella Leroy Merlin in Brasile, 2000 reais. Parliamo di mobili. Allora, qua in Brasile diciamo che troverete due tipi di negozi di mobili. Quelli potremmo definirli grandi magazzini, quindi faccio dei nomi, Casa Bahia, Magazine Luiza, solo per avere un'idea, dove trovate mobili economici, però ad una qualità che a mio parere lascia proprio a desiderare. E poi trovate invece negozi di mobili dove hanno mobili fatti anche su misura, di qualità molto buona, però ovviamente lì parliamo dei prezzi assurdi, cioè vi comprate una macchina piuttosto che comprarvi un armadio. Quindi io sono andato a vedere quanto potrebbero costare alcuni mobili in questi grandi magazzini. Poi più avanti farò un video parlando dell'IKEA e entrerò più in dettaglio in questo argomento, però ripeto, è solo per darvi un'idea di quanto potreste pagare per alcune cose qua in Brasile. Allora, una scrivania banalissima, brutta, lasciatemelo dire perché è brutta, qua in Brasile, in un grande magazzino vi costa perlomeno 200-250 reais. Un armadio a tre ante, siamo intorno a 900-950 reais. Un divano a tre posti, uno leggermente carino, arrotondo, 1000 reais. Un letto matrimoniale, qui usano quello che loro chiamano cama box, quindi quel letto che ha il materasso, come dire, incorporato nella rete. Un letto matrimoniale, ce ne sono diverse misure, però ho preso la misura da qui, che corrisponde più o meno al nostro classico letto matrimoniale, anche qua vi costa intorno ai 1000 reais. E un tavolo rettangolare con 6 sedie, magari in vetro, brutto, perché è inutile. Per me sono brutti come materiali, come forma. Quindi un tavolo rettangolare con 6 sedie lo pagate intorno a 2000-2100 reali. Ora, passando di palo in frasca perché mi ero dimenticato, un'altra cosa che trovo assurda, ma veramente assurda, sono le pile. Allora, qui 4 batterie a stilo io le pago intorno a 19 reali. Cioè, delle batterie a stilo che mi servono per l'orologio appeso al muro, per la calcolatrice, 18 reais. Se vado a prendere le torce a mezza torcia, le pago più di 20-25 reais. Cioè, è incredibile, veramente. Bene, ora vedete che quando io sempre dico che il Brasile è un paese molto caro, non sto raccontando balle, perché anche nelle piccole cose quotidiane, banalissime, oserei dire quasi insignificanti, come delle pile, come dei rasoi per farsi la barba o altre cose, qui le pagate caro, ma caro veramente, perché torno a dire, è assurdo spendere 24 reais per dei rasoi che dopo devo buttare via, è assurdo spendere 18 reais per delle pile e per tante altre cose. Però purtroppo qui è così, non c'è niente da fare, non potete farci niente, potete anche arrabbiarvi, però sono cose che bene o male vi servono e quindi dovrete fare quello che fanno tutti, quindi mangiarvi il fegato e comprare ugualmente quanto potrete. Bene, anche questo video è finito, quello che volevo dirvi appunto era di queste cose qua, e spero che sia stato interessante per qualcuno e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!